solito che ha voglia di lasciare un timbro indelebile nel match. Sgomita, lavora il pallone, fa sponda e fa salire la squadra, ma soprattutto realizza una doppietta decisiva ai fini della vittoria scacciacrisi della sua squadra. Simone Feola, voto 8, bacino! Una bella sorpresa per il Contini Servizi Assicurativi è l'arrivo di Federico Volpi. Il numero 6 sigla la seconda doppietta alla seconda partita giocata, provando a prendere per mano i suoi con grande personalità. I suoi gol però non bastano ai compagni, che si lasciano recuperare nel finale, ma la colpa di certo non è la sua. Federico Volpi, voto 7,5, scatenato! Alla fine della partita le parole del presidente Cencetti sono state: è il miglior terzino della Lega. In realtà gioca ovunque, è l'arma in più dell'Eurobet Palermo. Una settimana da Dio con ogni presenza contro l'Alitalia e sdoppiamento in campo con l'M Servizi. Nei 5 gridi consecutivi del rosanero, la voce più alta la fa il piccolo alieno. Andrea Tubani, voto 9, mostro! Lo cambiano di posizione e cambia anche la musica. Rete al primo affondo portato sulla destra, con un cucchiaio difficile da compiere con il campo pesante dello Sport City. Dà così il via alla goleata della selezione romana contro il Vittorini. L'acqua non lo corrode. Flavio Gaetani, voto 7,5, impermeabile. L'orchestra Cotton Club, capolista con il miglior attacco e miglior retroguardia, brilla la classe del centralone che risponde al nome di Alessandro Zamperini. Tra Bliss Euro e Football 8 ti viene il dubbio che l'area di rigore rossonera non sia vittima di un sortileggio, ma che ci sia uno zampino ben preciso. Alessandro Zamperini, voto 9, tu non puoi passare!